una stagione in 40 minuti. C'è una linea sottile che separa la soddisfazione per l'aver centrato lo splendido traguardo dei playoff e l'amarezza per averli mancati proprio all'ultimo. Su questa linea sottile sono sospesi Rapido Latina e Futsal Potenza, che conosceranno il proprio destino solo dopo essersi affrontati tra loro nello scontro diretto in una sfida senza appello. Jimenez, serve ancora Avellino sulla fascia destra, Avellino per Maina, si gira Maina e colpisce il palo, subito una prima occasione importante per la Rapido Latina Caccia 5. Egli riesce qualche battezione, però grande chance questa volta che viene sprecata in maniera incredibile da Tomadon. Ancora Avellino, numero da parte di Avellino. 1-2, riceve palla Avellino che poi non trova la porta a tu per tu con il portiere Galasso. Attaccare maggiormente Avellino intanto. Può fuggire Avellino sulla destra, Avellino a Lara sulla sinistra, Lara dentro per Jimenez e poi c'è il prodigio ancora una volta compiuto dal portiere del Potenza. Altri giocatori a parte Mattias Lara, Jimenez e poi arriva la deviazione sfortunata da parte del numero 14 del Potenza su tiro di Jimenez, si tratta di Perez. Non è stato praticamente impegnato. E invece arriva questo tiro da parte del numero 2 del Potenza che colpisce il palo. Si tratta di Garzia. Del Latina, ma non sortisce alcun effetto. Ancora Maina che anticipa e poi trova il gol sul secondo palo. Un gol meraviglioso da parte di Lucas Maina e che si toglie anche lo scarpino. Ha indirizzato nel migliore dei modi questo suo sinistro. Non ha potuto far nulla Galasso. Una prodezza tecnica di Lucas Maina porta il risultato dunque sul 2-0. Finisce dunque il primo tempo con il Latina che va al riposo sul risultato di 2-3. Che sembra avere tutta l'intenzione di calciare in porta, si sgola Corbucci. Manca forse un uomo in barriera, infatti è proprio sul primo palo che arriva questa sventola di Mendes. Palo su Jimenez, non fischiato, parte il contropiede delle Potenza. Attenzione Garzia, tutto solo il numero 9 delle Potenza e poi arriva Maina che salva praticamente sulla linea il pallone. Vale come un gol questo salvataggio di Lucas Maina. Renan. Ancora Renan, tiro di Renan, Corbucci si oppone, poi ancora una volta Corbucci che è strepitoso. Pesca bene Bacoli, 1-2 spettacolare, Jimenez riceve palla e poi Rosati che mette dentro, un'azione da manuale, da enciclopedia del calcio. Questa per il Latina, una grande azione che viene coronata da questo tocco di Rosati che va poi a raccogliere il tributo di un estasiato pubblico del Palabianchini. Per scardinare una difesa finora impenetrabile del Latina, Stazzone, poi un doppio rimpallo favorevole, ancora Corbucci che ci mette i pugni, come ha fatto Corbucci a prendere questo pallone non lo sa forse nemmeno della, lui. La squadra potentina avrà anche delle chance, attenzione, incredibile ingenuità da parte del numero 9 Renan che combina una frittata, restituisce male il pallone al proprio compagno, pallone che si incanala verso la prima porta e c'è addirittura l'autogol in chiara confusione il Potenza. I numeri clamorosi in questo finale, Maina, attenzione, c'è questa grande possibilità, Maina, e arriva il gol da parte di Lucas Maina e che riceve il pallone da Mattias Lara, una classica azione di calcio a 5, 2 contro 1 sfruttato alla perfezione e da parte del Latina che fa pokerissimo. Ed invece ancora attenzione Lara, porta sguarnita, Rosati, Lara, Rosati e ancora una volta Rosati fa il 6-0 su questa azione condotta in sinergia con Mattias Lara. Garzia sul secondo palo, questa volta ancora una volta Corbucci, guardate, neutralizza un pallone che sembrava destinato ormai ad entrare. E ancora Corbucci, guardate come finisce la partita Corbucci con altre due parate. Corbucci mostruoso, Corbucci strepitoso, ma è tutto il Latina che ha giocato una signora partita in questo pomeriggio. Il Latina dunque conclude la grande il girone di ritorno, supera con una straordinaria prestazione corale il Potenza con il risultato di 6-0 e strappa dunque con pieno merito l'ultimo posto utile e che vale l'accesso ai playoff.